Buongiorno, è nota l'affermazione di Talete, entriamo e non entriamo nello stesso fiume. Questo significa che in pratica siamo costretti in qualche misura a ripeterci, perché gli argomenti, tutto sommato, che ci interessano sono quelli, cioè la nostra vita e tutto ciò che la riguarda. Questo è stato rimarcato da Kierkegaard con elogio della ripetizione. Ecco, questa piccola introduzione suona come giustificazione, perché evidentemente anch'io nel trattare l'argomento che ci interessa, arte dintorni, sono in qualche misura costretto alla ripetizione, perché, anche perché non ho l'ansia che è diffusa di dover dire necessariamente qualcosa di originale, di nuovo. A me interesserebbe, sperare di dire qualcosa che abbia un contenuto accettabile. Ecco, cosa che invece non pare essere un orientamento diffuso. Tutto, per esempio, nelle opere che noi vediamo, tutto conta, tranne l'opera con il suo valore. La critica, cioè, parla intorno all'opera, quasi mai dell'opera, frase ripetuta a non finire. Ma da cosa si ricava il valore dell'opera? Dalla tecnica di esecuzione, dal contenuto iconico, dal significato di relazione col presente. Ora, se questo è vero, è chiaro che il ricorso massiccio alla tecnica, con questi effetti speciali usati dagli artisti oggi celebrati, ha poco a vedere con questo. Perché il contenuto dell'opera che noi ammiriamo ha un aspetto, per così dire, tecnologico, lontano da quello che dovrebbe essere l'essenza dell'arte. L'Italia, in questo senso, è molto disponibile ad accogliere tutte le culture, ed è molto disponibile, una sorta di fuga, di evasione, e anche di giustificazione. Prendiamo la lingua inglese. Si insiste tanto con l'inglese, i cui vocaboli inquinano la nostra lingua, la lingua italiana invece è conosciuta da pochi, conosciuta intendo veramente conosciuta, non in modo approssimativo. E quando parlo di pochi, includo anche professori e docenti. Purtroppo, che non siano specifici della materia. Quelli specifici della materia si suppone che qualcosa di più possano sapere. La conoscono davvero i giovani la lingua italiana? Io ho qualche dubbio. Il discorso analogo vale per l'arte. Ad esempio, nel curriculum di un artista italiano, è quasi un obbligo avere uno studio a New York. Cioè, non importa cosa ha fatto, l'importante è che abbia avuto uno studio a New York. Se poi è stato preso in considerazione da una qualche galleria americana, o partecipato a qualche fiera, o tanto più a qualche biennale, allora il marchio c'è. Non c'è più attenzione per l'opera, conta il curriculum. Cioè, le opere che poi l'artista fa vengono valorizzate dal logo che è la firma dell'artista. È questo. Gli artisti, non solo italiani, sembrano più interessati al loro aspetto, come si dice oggi, al look, piuttosto che ad approfondire le radici della loro cultura. E se non approfondiscono le radici della loro cultura, quello che
si presume portino avanti, è un qualcosa di c'è una cesura, c'è una sorta di soluzione di continuità. E quindi è un qualcosa che non ha base, e di conseguenza rischia di non avere senso. E qui entrano in gioco le recensioni. Cioè, le recensioni sulle opere d'arte, sul teatro, sulla letteratura sono sempre positive. Non c'è, la critica non esercita il proprio mestiere, come dice la parola, critica. Critica significa rilevare eventuali inadeguatezze, eventuali, come dire, discrasie nell'opera. Qualcosa che non va, la critica mai. O ignora direttamente l'autore, oppure parla benissimo. Parla benissimo non sempre dell'opera, come abbiamo visto, parla più che altro dell'autore. E questo è un'altra forma di devianza culturale, perché in pratica chi vuole capire qualcosa dell'opera rimane deluso. Se per esempio c'è questa ansia del nuovo, ecco, deve essere, la critica presta più attenzione quando c'è qualcosa che ha l'aspetto di una rottura con il passato. Cioè, la rottura con il passato sembra essere un'ossessione, sembra essere una forma. È come se io, allontanandomi da un roseto profumato, andando verso un letamaio, compia comunque un'azione positiva, perché vado verso, cambio qualcosa, vado in un letamaio, mi allontano da un roseto. Ho fatto comunque qualcosa di buono, secondo l'impronta critica di tutto. Qualsiasi cosa io faccia, purché costituisca un gesto di rottura. Ecco, rottura di cosa? Tra l'altro abbiamo appena detto che la conoscenza delle radici della nostra storia, della nostra cultura è tutto sommato abbastanza approssimativa. Quindi la rottura è anche pleonastica, perché se non conosci quello di cui parlo, non mi pare ci sia molto da rompere. Ecco, il colpo di grazia, a questa possibilità di riscatto della cultura viene dato con la laurea 3 più 2 e con l'apertura a tutti delle accademie, senza distinzioni. Quindi già nelle accademie si insegna poco, in più si insegna a tutti, anche coloro i quali fanno gli artisti per un trip mentale che non è da confondere con una vera vero interesse per l'arte in se stessa. Quindi tutto questo fa sì che gli artisti sono di fatto ridotti ad essere degli artigiani che producono per il mercato. E questo lo vediamo continuamente in tutto questo proliferare di fiere che sono in se stesse una conferma, biennali in ogni angolo, in ogni paese. E quindi il discorso dell'approfondimento della conoscenza conta poco, conta il personaggio autore. Quindi se per esempio il premio Nobel Dario Fo si mette a scarabocchiare qualcosa su un pezzo di carta, quelle opere diventano molto significative, molto importanti, anche se Dario Fo, il giullare a cui è stato dato il Nobel, con la pittura non pare abbia molta, molta dimestichezza e non è sicuramente tra i peggiori. Quindi, con questa nota di ottimismo, vi invito alla riflessione, che oggi ho proposto. Buongiorno.